Clubtest.it non c'è poco di fantastico, non c'è nulla di fantastico, ahimè, nei Fantastici 4 di Josh Trank. È un film di cui sapete quanto è stata difficile la lavorazione. È un film che forse è stato tolto a Josh Trank al montaggio, tanto che Josh ha lanciato un tweet all'inizio di quest'anno terribile dicendo: il mio film esiste, è bellissimo, non lo vedrete mai perché la 20th Century Fox ci ha messo le mani e mi hanno tolto il final cut. Quindi riprese aggiuntive, quindi un montaggio completamente stravolto. Quindi noi potremmo avere un'idea più precisa su quello che è successo quando avremo la possibilità di vedere il final cut di Josh Trank, chissà se accadrà mai. Ai tempi dell'Esorcista, quando Paul Schrader realizzò un Esorcista che non piacque ai produttori e Rennie Harlin lo rigirò completamente, riuscimmo poi a capire qualcosa della vicenda quando riuscimmo a vedere, i nostri occhi riuscirono a posarsi sulla versione di Paul Schrader rifiutata dai produttori, che non era niente eccezionale. L'Esorcista di Paul Schrader esiste, come esiste anche quello appunto di Rennie Harlin, l'ultimo Esorcista, la Genesi. Allora, per quanto riguarda i Fantastici 4, sappiamo che Josh Trank era stato chiamato dopo il grande successo di Chronicle, quindi il revisionismo sul superomismo molto interessante, che incassò un sacco di soldi, che piacque alla critica. Quindi Hollywood è bellissima, a differenza dell'Italia, che fa fare Il ragazzo invisibile a un sessantenne e che perde completamente la chance di creare un Trono di Spade in Italia facendo quel film orribile che è Il racconto dei racconti. Ecco, a differenza del cinema italiano, che non sa fare cinema di genere perché mancano i produttori e manca assolutamente anche la fiducia nei giovani, che sono quelli che devono fare questo cinema, quindi un sessantenne fa Il ragazzo invisibile alla regia, completamente sbagliato. Ecco, amiamo Hollywood perché Trank, come il giovanissimo David Fincher, è stato chiamato dentro un franchise importante a 28-29 anni. La stessa cosa accadde al David Fincher di Alien Cube, uguale. Fincher del 62, Alien Cube del 92, durante la lavorazione aveva 28 anni. Idem Trank, quindi viva Hollywood, sempre per lanciare i giovani. Cosa è successo? È successo che Trank ha cercato di cambiare molto i Fantastici 4. Questi quattro ragazzini sono degli scienziati molto stronzetti, in grande difficoltà con il mondo, ma non capiamo perché. In grande difficoltà con le generazioni, ma non capiamo perché. Sopra di loro c'è Reg E. Cady, che è il grandissimo coprotagonista di House of Cards, premiato con l'Emmy, che è il papà contemporaneamente di due dei quattro. È il papà di Sue Storm, interpretata da Kate Mara, ed è il papà di Johnny Storm, interpretato da Michael B. Jordan, attore feticcio di Trank, che era anche in Chronicle e sarà Apollo Creed nel prossimo Creed, accanto a Sylvester Stallone. Poi c'è Reed Richards, che è Miles Teller, completamente sbagliato come personaggio. Poi c'è Ben Grimm, che diventerà La Cosa, interpretato da Billy Elliot, sì, interpretato da Jamie Bell, che è stato anche Ten Ten, ovviamente con la tuta motion capture. Poi c'è Victor Von Doom, che diventerà Dr. Doom, interpretato da Toby Kebbell, un altro scienziato stronzetto, molto cretino, che quando viene contattato all'inizio da Reggie Cady, che deve un po' formare un po' questo strano gruppo di scienziati, ha anche un aggeggino attaccato alla tempia che sembra non sappiamo cosa sia, sembra un innesto anche cyberpunk, e invece poi scompare quella cosa, e il regista enfatizza molto però questo aggeggino perché sta in primissimo piano, e già quello mi ha dato profondamente fastidio. Evidentemente al montaggio è successo un casino. Victor, Reed, Sue, Johnny e Ben si troveranno a un certo punto proiettati in un pianeta sconosciuto con il teletrasporto, e lì acquisiranno dei poteri che Josh Trank e l'effettistica speciale del film ci fa vedere circa per 2 minuti in un film da 100 minuti, e questo anche è un grande problema. Poi Reggie Cady fa la parte di questo Ben Kingsley mulatto che va in giro a dire: io lo so che voi avete ragione, io lo so che voi siete nichilisti, ma il mondo lo potete migliorare, io lo so che noi abbiamo sbagliato tutto, senza che noi abbiamo mai visto questo scontro generazionale, senza che conosciamo niente appunto di questi ragazzini scemi, i quali sembra che vivano in un mondo tutto loro, sembra che stiano giocando. Soprattutto il personaggio di Miles Teller è completamente un idiota, troppo cretino, non si rende conto di niente, e Victor Von Doom, quando arriva in quel pianeta lì, rimane intrappolato, c'è cioè un momento Everest, cade dalla montagna,
rimarrà lì e poi scopriremo che lì si è fatto un mantello alla Hobbit, proprio col bel, proprio con anche alla Assassin's Creed, c'ha pure il cappuccio, fighissimo. La domanda è: Victor, dove hai trovato quel mantello in quel pianeta alieno strano che ti ha fatto diventare un mostro che va in giro con un'orribile maschera fissa, grigio melma e verde palude inquinata? Questi sono i colori del pianeta, questi sono i colori del malvagio. Questa è un'operazione completamente fallimentare. Non pensavo veramente che il film sarebbe stato così brutto. L'ho recuperato al cinema perché la proiezione stampa c'era stata durante Venezia. Che dire, speriamo che a Josh Trank vada come a David Fincher quell'esordio drammatico. Fincher fu si parlò malissimo di questo giovane regista, fu distrutto dalla stampa. La stessa cosa è successa a Josh Trank. Speriamo che il buon Josh si riprenda e che il suo terzo film sia più bello, o quantomeno sia suo, in attesa di vedere magari la sua famosa versione Final Cut dei Fantastici 4, che penso che non vedremo mai, però magari poi aveva ragione Josh e quel film era molto bello. Questo film che esce adesso è molto molto brutto. Kate Mara cambia colore di capelli, Miles Teller a un certo punto c'ha la barba, non c'ha la barba, e soprattutto il personaggio di Reed Richards è di un'idiozia incredibile. I Fantastici 4 non sono assolutamente fantastici. Ciao Bad Taste.